Mi tocca che devo urlare e svegliare Brian. Quindi fatemi il favore e ditemi che mi sentite. Grazie. Il titolo è sconvolgente. Vabbè, chi ha visto Pomeriggio 5 capirà. Stavano al dolce, mentre io avevo portato i pasticcini, loro già stavano mangiando una torta ricotta e pera che mio padre aveva preso da tutt'altra parte, non nella pasticceria dove abito io. Sì, donne. Aspettate che ve lo faccio vedere. Eccolo. Scrivi. Hanno fatto una cerimonia a lei. Io no, per mancare di rispetto all'ore di santo, ma mangio sta torta perché, come sapete, devo ottimizzare i tempi. Io per stare con voi stasera non mi guardo nemmeno Grey's Anatomy, ma lo farò domani. Quindi saprete, già da adesso sapete che io domani non faccio live la sera. Boss. Sì, Vanessa. Bravissima. Ieri o l'altro ieri ho fatto la live mentre lui dormiva. Quando sono andata a mettermi a letto si era svegliato, quindi non voglio che risucceda di nuovo.
adesso un altro boccone e poi non mi va niente più. Basta. Meglio con la luce abbassata. Ma non mi dire che mi devo pulire con le salviette e le struccate. Allora parliamo di questa cosa. Leggimi. Che devo leggere? Non hai scritto niente. Solo lutto verso una figlia non viene da esprimermi sul suo ruolo di madre. Mi riferisco alla cosa che sia morta o sia morto il figlio, che si sia suicidato e dopo mese lei voglia partecipare a Grande Fratello. Non so se è già entrata. Ho seguito a sprazzi perché stavo lavorando oggi pomeriggio 5, che io a casa non guardo, ma che lì al bar stavano guardando in tanti. In pratica, grazie Antonella. Allora, io credo che, a prescindere da quello che sia il nostro pensiero da madre, qui non parlo solo a quelli che non sono genitori e quindi tu dici tu non sei madre quindi non puoi parlare, noi invece sì, no, proprio perché siamo mamme, ragione in più, chi è mamma e ha perso una figlia o un figlio non può dire a sul come affronta il dolore loro. Dimentichiamoci che Lori del Santo, oltre a questo ragazzo che ha perso il mese scorso di 19 anni, ha perso anni fa un bambino di 4 anni. Quella donna probabilmente, anzi sicuramente sarà così, quello che prova e porta nel cuore, non lo capisco nemmeno io, che ho perso una sola figlia e l'ho persa dopo un mese. Vi spiego perché. Non è che il mio dolore abbia meno importanza di quello di Lori del Santo, però dovete capire che un bambino, un figlio, una figlia, più te la cresci, più anni compie, più ci sono ricordi e più deve essere peggio, più deve essere sempre, sempre, sempre. Alcuni si sentono sminuire il dolore, tipo le mamme che hanno perso i bambini che sono nati già morti. No, io non sminuisco il dolore di nessuno, anzi, è atroce. Io ho mia cugina che tra la prima figlia e l'ultima ha perso, lei dice che era maschietto perché se lo sente, ha perso un figlio. Lei è stata malissimo e si è trovata a dirmi scusa perché non capiva il mio dolore.
Subendo anche lui il lutto di suo fratello. E due, gli sciacalli, gli stessi, le persone che praticamente culturalmente arrivano al cervello di quelli che ad agosto hanno detto che io mercificavo la morte di mia figlia. Gli stessi la massacreranno. È una donna che ha perso da poco un figlio, anzi, che ha perso da poco un figlio, ma che anni fa ne ha perso un altro. E sembra che si dica che lei abbia perso anche un terzo figlio, non so se è un aborto, perché poi ripeto, stavo lavorando. Una donna che ha subito tutti questi lutti non ha bisogno di haters, perché quelli si correranno come delle belve inferocite, se la mangeranno, anzi, per rendere ancora più crudele il termine, se la mangeranno. Non essere squalificata dal Grande Fratello, e invece il funerale non è stato fatto, ma bensì è stata fatta una cerimonia, probabilmente la stessa che è stata fatta per mia figlia, perché mia figlia non ha avuto un funerale solo perché senza peccato il prete dell'ospedale non era d'accordo col funerale, disse io il funerale faccio per redimere dei peccati i cristiani che hanno peccato, per pulire la loro anima finché salgano in paradiso. Tua figlia ci va a finire di direttissima, quindi io penso che abbia avuto la stessa cerimonia. Quindi io non sto colpevolizzando nessuno, anzi io voglio dimostrare tutta la mia solidarietà, anche se non sono d'accordo col suo gesto, anche se io non l'avrei mai fatto. Irruttino, ragazzi, questo sono gli ASMR col microfono. Io non l'avrei mai fatto, non sarei mai entrata a Grande Fratello ad un mese dalla morte di un figlio. Però non mi ci metto ad offenderla, e soprattutto non invento cose per attrarre le persone a leggere uno sporco articolo. Dai preti, per esempio,
incazzato Brian. Non volle farci il funerale, però ho sentito casi in altre chiese che il funerale, persone che si sono suicidate. Soprattutto ricordo un amico di un uomo, un suo collega di lavoro, si suicidò, ebbe un funerale, infatti tutto il quartiere dove sono nata, andò in su. Discrezione anche del prete della chiesa. Ecco. Ce lo sentite lo stomaco? Rita, allora questo sbaglio di giudicare, però senza mai offendere quella persona, non ho mai scritto mezza parola, perché comunque mi approcciavo ad una persona che aveva perso un figlio. E lo stomaco continua a brontolare. E mi approcciava la persona che aveva perso un figlio e le potevo fare del male, però io ho giudicato. Ve l'ho sempre raccontata sta cosa, che ero incinta Martina un mese prima di partorire. E vidi un video su YouTube dove una mamma faceva vedere le foto di suo figlio in terapia intensiva, perché si scocciava del fatto che suo figlio fosse morto lì dentro e nessuno lo conosceva. Io dissi vicino al mio ex: Davide, ma che cazzo sta facendo questa? C'è possibile che una sente il dolore di aver perso un bambino e sente il bisogno di farlo, di gridarlo al mondo? Il mio ex, che ricordo è più piccolino di me di 6 anni, disse: Gra, ma che cazzo ne sai cosa sta passando questa? Raga, dopo un mese mi è successa la stessa cosa, uguale, gli stessi giorni è morta Martina, e della stessa cosa, io e la madre avevamo la stessa patologia, io non lo sapevo, ma avevo la stessa patologia allora, già quando vi dico il video, di quella mamma che aveva seppellito un figlio. Quindi, quella è stata la lezione. Io mi ricordo che quando stavamo, se non erro, all'obitorio, il mio ex mi guardò: raga, scusatemi, ti continui ruttini, ma non ci riesco a tenermi. Il mio ex mi disse: Gra, ti ricordi di Filippo? Io lo guardai e mi venne in mente all'istante. Ci guardavamo e ci mettemmo a piangere tutte e due come due bambini con nostra figlia lì. Quindi mai giudicare quando non si sa cosa si passa. Io l'ho fatto e guardate cosa mi è successo. La chiesa è contro il suicidio, quindi in teoria non dovrebbe essere celebrato. Io non giudico in questi momenti. Ancora il ruttino, c'è da dire che io l'odore del santo non la sopporto proprio, cioè proprio mi, a pelle non mi piace, ma come madre io la devo rispettare per forza, quello che è stato fatto a me ad agosto è stato di un becero, che schifo, a quella glielo fanno oramai da anni, ancora parlando del figlio che morì anni fa, che aveva 4 anni, adesso gli è capitata anche sta cosa. Come ci si accanisce il destino su una sola donna. Poi il suicidio è bruttissimo. Io purtroppo ho perso mio cugino 4 anni e 6 mesi fa, il mio padrino, quindi io ancora non mi sono ripresa. Vanessa, un bacio anche a tuo cugino. E parte col ruttino di ASMR, non le posso fare, devo fare sempre, devo sempre parlare ad alta voce per coprire sti ruttini. Altrimenti MacBank sarà un ruttino ASMR, punto. Solo chi ha fatto la sleeve può capirmi. Vabbè Rita, sì, su questo mi trovi d'accordo. Ancora sto ruttino. Fai bullismo, l'ASMR non è per te.
della legge di attrazione che sapete benissimo, che io ci credo al 100%. Ma certe cose vanno come devono andare. Voi potete anche cambiare strada inconsapevolmente, ma la cosa magari succede prima o più dopo, ma succede. Questo la penso. E Manuela subito. Chiamo di Manuela e leggo questo messaggio. Amore, non ti trovo. Ancora non si sa che rito hanno fatto perché già parlato. Tesoro, solo quello ho trovato. Ti scrivi. Ehi, Vanessa, ti credo. Io solo a immaginarla una cosa del genere. Mi viene la pelle d'oro. Vero che io prima di dire una cosa ci penso su 100.000 volte proprio per quello che mi è capitato nei riguardi di un bacio a Filippo, nei riguardi della mamma di Filippo, e poi mi è successa la stessa cosa a me con Martina. Da lì ci vado cauta, però se fate così, credetemi, andremo un amore. Tesoro, io mi ricordo cosa mi hai detto in privato. Un bacio. Ma ti sta dando fastidio qualche commento? C'è una donna nel mio palazzo che ne ha persi 3 di figli, Cristina ha 15 anni. In un incidente, Antonio e Alberto a distanza di mesi l'uno dall'altro e lei sembra calma, dagli occhi si vede che soffre. La Bea è ASMR solo perché è dietro. Sonia, ma che cazzo se ne fottono, si troverebbero ad affrontare, ma al momento che ti sta parlando magari si commuove, ma ti garantisco che quando gira la stanza il lutto non è suo, rimane di Lori e basta, solo di Lori del Santo, punto. Col palloncino si sta svegliando, col palloncino che era uno dei palloncini che doveva allestire il salone del mio matrimonio mancato col papà di Brian. Mia mamma i palloncini sbagliò a comprarli invece di comprarli per il matrimonio, li comprò per la prima comunione. Io già da questo dovevo capire che il matrimonio non sapeva da fare. Ecco, e comunque poi il resto della storia la sapete. Ma il sussurro si stava svegliando. C'eri già Rita, che eri giovanissima prima. Io non capisco questo bisogno. Io a proposito di questo, la settimana scorsa, e se non erro, pubblicai un pezzetto di
Dio è una perla. Si è studiato già 3 volte di Aclacovilla. Mi sono appena fatta il profilo, la regina bastarda sempre. Non so come si usa, però seguitemi su TikTok appunto, che lì farò le mie solite cazzatine, perché sembra che tra un po' i video che faccio io e le Insta Stories dove mi metto a caricare non si possano fare più. Io comunque mi sono scaricata quell'altro social, così quando non si farà più di là, arrivo di qua. Visto che a voi piacciono tanto i video dove mi metto a cantare, anzi, la maggior parte delle volte mi chiedete anche il nome delle canzoni. Su TikTok, sì, solo quello mi ci voleva. Fai ASMR come follettina. Al massimo posso fare questo, che mi mangio un altro pezzettino della torta. Si scioglie in bocca e continua a fare i ruttini. Vaffa. Un abbraccio grande a te, a Dio dietro di te. Sei Maria, non ce la faccio più. Grazie a non mangiare come fallita dolce. Che bella. Fallita dolce. Questo è il peggiore della sette. Sono più stanca.